A tutti ragazzi, qui è il podcast di Enigmistica Logica. Io sono Andrea e vi porterò in questo magico mondo. So che è vero che non è un argomento di discussione molto diffuso. Infatti mi è capitato spesso di vedere strabuzzare gli occhi a gente mentre parlavo di Kakuro, Futoshiki o altri giochi logici del genere. Beh, se vi sentite come me, questo è il podcast che fa per voi. Ecco, nel mio podcast cercherò di trattare vari argomenti, soprattutto le riviste, perché molti sono disorientati su quale rivista scegliere o meno. Vi darò qualche consiglio del genere, anche perché posso dire che ne ho viste tante riviste, le ho analizzate, alcune le prendo ancora tuttora. E quindi vi darò qualche dritta. Poi tratterò anche qualche gioco logico nello specifico, farò delle puntate che si intenderanno su un gioco in particolare. Infatti il prossimo episodio sarà sul Sudoku, che penso che tutti conosceranno. E poi tratterò anche delle notizie che, diciamo, sono sempre inerenti ai giochi logici, ma andranno un po' oltre. Quindi non lo so se avete mai sentito la notizia che i Sudoku possono servire per studiare il comportamento del cervello. Una cosa che mi colpì particolarmente fu un articolo che lessi anni fa. Ve lo proporrò nelle prossime puntate. E niente, questo è più o meno in soldoni quello che vorrei fare. Un altro progetto sarebbe quello di creare degli episodi dove vi aiuto a risolvere alcuni schemi. Però per questo vorrei sapere un po' il vostro parere. Non saprei se mandarvi un'immagine e sentite questo podcast mentre vedete queste immagini, così da poter capire come risolverlo. Su questo ci lavorerò più in avanti. Beh, vi parlerò un po' di me ora, visto che vi direte: ma com'è che hai avuto l'idea di fare questo podcast? Allora, vi spiego subito. Questa mia passione nacque all'età di 8-9 anni circa. Sapete, quelle giornate al mare, dove non sa che fare sotto l'ombrellone, dopo pranzo, o comunque quando si fa il bagno, si sta sull'asciugamano o sulla sdraio. E si vuole passare il tempo in qualche modo oziando, non so, ascoltando la musica e facendo altro. Beh, a me venne in mente l'idea di fare un Sudoku. E da là iniziai ad appassionarmi. Però devo dirvi la verità, Sudoku non è il mio gioco logico preferito. Il mio gioco logico preferito è il Kakuro. Poi vi spiegherò più avanti che tipo di gioco logico è. O magari chi già lo conosce sa di cosa sto parlando. E da allora, da alti e bassi, insomma, mi compravo delle riviste logiche. Rispetto all'enigmistica classica, l'enigmistica logica la trovo molto più appagante, comunque, diciamo, accessibile, perché rispetto magari, non so, un cruciverba, che richiede la conoscenza, ad esempio, non so, dell'arte, o magari di qualche conoscenza geografica, magari qualche nome straniero che non conosciamo. Insomma, l'enigmistica logica permette solo la disposizione di certi simboli, certi numeri, l'uso dello spazio, o magari ragionamenti semplici che magari chiedono una grande padronanza, non so, dello spazio, perché magari ci sono giochi logici che richiedono l'annerimento di certi spazi con un numero, un certo numero di spazi. Bisogna, diciamo, capire e intendere quali mettere e quali escludere. Ad esempio, il crucipixel è uno di questi esempi. E quindi da allora mi appassionerà a tante altre riviste. Per chi se lo ricordasse, il momento più, diciamo, fondamentale fu
l'uscita del famoso Focus Brain Trainer, non so se ve lo ricordate. Fu la rivista che mi diciamo, accese veramente la passione per questo tipo di enigmistica, perché diciamo che i giochi spaziavano diciamo che ogni diciamo che io allora i giochi venivano suddivisi in base alle aree del cervello. Magari c'erano giochi che favorivano la memoria, altri la logica pura, altri magari l'intuito, eccetera, eccetera. Ma non mi ricordo esattamente, diciamo, tutte le sezioni. E quindi, diciamo che a causa degli impegni universitari lasciai un po' questa passione. Però, diciamo che ora sto ritrovando tempo e anche voglia di fare. E avevo pensato di creare questo podcast per insomma, condividere questa passione, anche perché so che tanta gente fa sudoku, insomma, o comunque si occupa di questi materiali, diciamo, di questo tipo di svago. E quindi avevo pensato di creare questo podcast appunto per questo. Per quanto riguarda la programmazione, pensavo di fare inizialmente una puntata a settimana. Poi dopo si vedrà più o meno come mi muoverò, anche perché sono un po', diciamo, un po' alle prime armi e non so come gestire un podcast. Però ho pensato di buttarmici perché non si può mai sapere. Comunque, ecco, ora mi sono ricordato. Diciamo, come ultimo argomento vorrei affrontare sarebbe diciamo tutti quei tornei però a livello europeo mondiale che si organizzano tipo campionato di sudoku e roba del genere. Analizzeremo anche quello in questo podcast. Penso sia tutto. Qui Andrea che vi parla e ci sentiamo nella prossima puntata. Statemi bene.